il cancro è il segno zodiacale più femminile tra tutti e 12. Perché? Perché è dominato dalla Luna, che tra i pianeti che consideriamo nella mappa astrologica è quello che simboleggia la femminilità nel suo lato più emotivo, magico, dolce e sensibile, nel suo lato capriccioso, lunatico ma fortissimo. Ed è proprio questo che spesso ci trae in inganno. Le persone nate sotto il segno del cancro hanno una femminilità spiccata, una capacità di leggerci dentro, di comprendere il non detto, di sentire i silenzi dentro e fuori da loro. Ma spesso cadiamo in un tremendo errore. Queste persone non sono deboli, non sono fragili, anzi hanno una forza intima e creatrice davvero indistruttibile. Così la vera figura del segno del cancro non è solo la donna, ma proprio la matriarca, la figura femminile capostipite delle famiglie, capace di governare e di tenere le fila dei rapporti, di dare protezione e di fare da punto di riferimento per tutta la società. Per tutti questi motivi, la serie TV perfetta per una persona del segno del cancro, che ne può davvero comprendere i molteplici significati nascosti, è The Handmaid's Tale, quella con Elizabeth Moss, che ha recitato anche in Mad Men. Qui sono gli uomini che mettono in atto un ultimo disperato tentativo di disconoscere la forza delle donne e di ridurle alla sola funzione di generatrici di vita. E sono sicura che saranno proprio le persone del cancro a sentire fortissimi questi valori femminili un po' imbavagliati.